Lo sa che lì ci sono anche 182 aziende italiane che sono andate in Svizzera perché si pagano meno tasse. Che fa lei? Difende gli uni o gli altri? O non difende nessuno? Posso dirle che però mi dà fastidio la discussione per come l'avete impostata in studio? Prego, certo, ne ha diritto, ci mancherebbe. Ecco, l'infezione, mettere un tetto all'immigrazione per difendere chi vive, è nato e paga le tasse in un posto, è buon senso dal mio punto di vista. Mi fa veramente arrabbiare come una bestia, non da leghista, da telespettatore, questa spocchia, questa superiorità per cui se il popolo vota come vuole la sinistra allora è libero, è democratico. Se per caso il popolo dice attenzione c'è disoccupazione, c'è crisi, prima la mia gente, e allora c'è l'inflazione, c'è l'infezione, c'è il razzismo, c'è la xenofobia, lei diceva buttar fuori. Nessuno vuole buttare fuori nessuno. Gli immigrati che sono in Italia e sono integrati sono i benvenuti e contribuiscono alla crescita del nostro paese. Io dico che da domani in avanti, in Italia, in Svizzera, in Germania, in Gran Bretagna, bisogna mettere delle quote. Bisogna dare una risposta ai disoccupati mettendo delle quote d'ingresso. Se lei domani mattina decide di andare in Australia a fare il giornalista, e in Australia non hanno bisogno di giornalisti, non la fanno entrare in Australia. Sì, lo so. Ma non perché sono cattivi, perché hanno l'infezione, perché sono razzisti o leghisti, perché hanno buon senso. Quindi gli svizzeri hanno votato con buon senso. Se l'Europa è fondata sul profitto, sulle banche, ma anche sulla libera circolazione delle persone, però è fondata anche sulla libera circolazione. Allora, e questo referendum in qualche maniera la limita. Settimana scorsa, ma per fortuna, la Spagna usa la polizia spagnola per respingere i clandestini ai confini col Marocco. Gli spara. Gli ha sparato e non mi sembra una buona scelta. Sì. E noi non spariamo. L'Australia usa le navi della Marina Militare per respingere i barconi dei clandestini. Dei filippini, certo. E invece l'Italia no. C'è spazio per tutti, andiamo a prenderli in mare, andiamo a prenderli in Libia, andiamo a prenderli. C'è la crisi, ci sono i disoccupati, prima gli italiani e poi chi sbarca a Lampedusa domani mattina. Non è un'infezione, non è un'infezione culturale, se la chi vuole tirare fuori tutto quello che non abbiamo più. E questo è il sentimento popolare. Maria.